Benvenuti alla nuova puntata di Osboard. Oggi parliamo del connettore General Purpose I/O della scheda Raspberry Pi 3. Come potete vedere abbiamo un connettore 40 pin, 20x2, dove è possibile trovare 3,3 volt, 5 volt, e questi 5 volt possono essere utilizzati per alimentare tutta la scheda, e alcuni pin di massa. Abbiamo a disposizione vari General Purpose I/O e alcuni hanno la funzione di periferica, ad esempio l'I4C, che utilizza due pin, SDA e SCL. Poi abbiamo l'SPI, che utilizza 3 più 2, 5 pin, quindi con ne bastano comunque 3, quindi il clock e segnale data in e data out. E poi abbiamo la UART con TX-RX. L'utilizzo di questi General Purpose I/O può essere come ingresso digitale o come uscita digitale. In questo piccolo schema potete vedere ad esempio come leggere un tasto. Infatti, utilizzando un ingresso digitale, alla pressione del tasto cambia lo stato questo pin e noi possiamo andare a leggerlo tramite software. Oppure possiamo utilizzare un'uscita open collector, ad esempio tramite un transistor possiamo avere l'uscita che va a massa e quindi attiva il componente che ci colleghiamo. E qui potrebbe essere connesso un relè piuttosto che un diodo LED. Ricordiamo che sotto Linux, quindi utilizzando la Raspberry Pi, sotto Linux ogni azione è un file, quindi possiamo abilitare la porta, possiamo decidere la direzione della porta, quindi ingresso ed uscita, e poi andare ad attivare il pin come in questo caso, oppure andare a leggere il pin come nel caso del tasto. La carenza che ha la scheda Raspberry Pi sono gli ingressi analogici, infatti non ha ingressi analogici, però a questo è possibile, insomma, questo inconveniente è possibile superarlo semplicemente collegando un AD converter, quindi un convertitore analogico digitale che può essere letto in modo molto veloce da una periferica I4C o SPI. Ormai tutti i convertitori analogici digitali hanno questa possibilità. Grazie e ci vediamo alla prossima di Osboard.